Nelle pazienti con endometriosi nelle quali andiamo ad impostare una terapia medica estroprogestinica o progestinica, di solito spieghiamo loro che perché la terapia medica entri in regime, occorre attendere comunque una tempistica di almeno 6-8 mesi. In questo lasso di tempo consigliamo alle pazienti che sarebbe opportuno coadiuvare l'azione della pillola con degli accorgimenti alimentari e uno stile di vita adeguato, il tutto finalizzato a ridurre lo stato infiammatorio cronico che la patologia porta a livello della pelvi. Oltre allo stile di vita e agli accorgimenti alimentari, spesso è utile anche aggiungere degli integratori naturali, per esempio a base di palmitoil etinolamide, che è un antinfiammatorio naturale, oppure a base di magnesio, che va comunque a garantire un rilassamento dei visceri intestinali, nonché un rilassamento muscolare. E alcune formulazioni di magnesio ci aiutano anche a migliorare il transito intestinale nelle pazienti che eventualmente presentassero stipsi. Dal momento che comunque la pillola a livello vaginale può alterare l'ecosistema, può arrecare distrofia, secchezza, potrebbe essere utile comunque consigliare a queste donne anche degli ovuli a base di acido ialuronico o a base di lattobacilli, magari da alternare nei mesi, affinché si attenui sempre di più l'eventuale discomfort che la pillola dovesse arrecare anche durante i rapporti sessuali.